Grazie. Grazie e benvenuti, benvenuti a tutti, benvenuti a questo webinar Methods Knows. Io ringrazio PES Instrument per non solo per l'invito e per aver scelto l'informatore agrario quale partner di questo evento, quale media partner di questo evento. Mi presento, sono Antonio Boschetti, appunto il direttore dell'informatore agrario, una testata soprattutto per gli ospiti stranieri che dal 1945 si affianca agli agricoltori cercando di divulgare le migliori tecniche di coltivazioni e le acquisizioni, le più recenti acquisizioni scientifiche che consentano poi un'applicazione immediata in campo e quindi un miglioramento dell'attività agricola. Questa sera abbiamo degli ospiti molto, molto importanti nel panorama della viticoltura italiana e abbiamo un titolo molto sfidante. PES Instrument ha voluto appunto dare questo titolo: How to produce 30 euro bottled wine with better irrigation management. E come dicevo, un titolo molto sfidante ma anche molto attuale. I cambiamenti climatici stanno cambiando il modo di coltivare la vite e lo cambieranno sempre di più in futuro. Proprio recentemente ho partecipato a un evento dove veniva messo in luce come l'aumento della temperatura media determini un fabbisogno idrico delle piante più importante rispetto al passato e quindi la necessità di essere molto puntuali proprio nella gestione dell'irrigazione. Quindi come dal titolo, irrigation management, cioè bisogna gestire l'irrigazione. È un problema di cui abbiamo parlato spesso anche nelle nostre testate. Pensate che in una area come quella del Trentino, quindi una provincia della regione Trentino Alto Adige, nord-est dell'Italia, alcuni studi hanno evidenziato come la raccolta dell'uva sia mediamente anticipata di quasi un mese rispetto a un trentennio fa. E questo ci fa capire quanto sia importante il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico e quindi la necessità, il fabbisogno idrico determinano importanti, se non è correttamente gestito, determina importanti effetti sull'uva, sulla qualità dell'uva, un aumento del contenuto in zuccheri, ma variazioni anche per quanto riguarda i fenoli, gli antociani, un po' tutti insomma le componenti più importanti dell'uva, l'acidità. E questo appunto, come dicevo, deve essere gestito se vogliamo ottenere del vino di qualità. L'Italia, come voi tutti sapete, ha questa vocazione a vitivinicola importante e produciamo dei vini che sono riconosciuti ormai in tutto il mondo. E, per esempio, il problema dell'acidità dei vini ovviamente per noi ha un ruolo davvero incisivo su quello che poi è il prodotto finale e il mercato. Pensate all'area del Prosecco e quindi a quanto importante è appunto regolare il contenuto idrico del suolo in modo da ottenere vini che possano poi essere musti, che possano poi affrontare appunto la spumantizzazione. Ma non è solo il problema degli spumanti, un po' insomma la qualità del vino è fondamentale per gli italiani, per i viticoltori italiani, per il nostro mercato di riferimento e la qualità possiamo averla, l'alta qualità possiamo averla soltanto, come dicevo, gestendo bene l'irrigazione, perché lo stress idrico va a influire sui componenti principali del vino.
quindi influisce sulla spumantizzazione, sulla possibilità di affinare i vini più o meno a lungo e tanti altri aspetti che poi i nostri relatori metteranno in evidenza. Per gestire l'irrigazione e quindi lo stato idrico della coltura è chiaro che bisogna innanzitutto conoscere, misurare e conoscere poi lo stato idrico della coltura durante la stagione. Per questo servono strumenti di misurazione che vanno dai più classici, misurazione della temperatura, dell'umidità, degli scambi gassosi, ai più affinati attraverso i satelliti, quindi il calcolo anche, non so, dell'NDVI, eccetera. Noi questo pomeriggio cercheremo quindi di compiere un percorso che ci consenta di partire dagli strumenti di conoscenza dello stato idrico del suolo e della coltura per arrivare poi anche attraverso la comprensione degli effetti legati allo stress idrico sulla qualità degli acini, che ci consenta, dicevo, poi di arrivare a strumenti di gestione dell'irrigazione. Per questo io passerei subito la parola ad Alessia Cogato, insegnante di viticoltura e agronomia all'Istituto Cerletti di Conegliano, perché Alessia ci spiegherà un po' quali sono gli strumenti per conoscere lo stato idrico della coltura e qual è la risposta spettrale dei vigneti allo stress idrico. Prego, Alessia. Sì, arrivo, scusate un attimo, ho sbagliato con la condivisione e portate pazienza, ma ho schiacciato un tasto sbagliato e arrivo subito. Innanzitutto, mentre apro la presentazione, che voi mi confermate vedere, la state vedendo la mia presentazione? Non ancora, Alessia. È condivisa. È condivisa, quindi abbiamo un piccolo problema tecnico che sono convinto risolveremo velocemente. Adesso la vedete? Qua. Sta arrivando, eccola. Benissimo. Perfetto, allora. Perfetto. Ecco qua. Allora, ringrazio Pessel Instruments, informatore agrario, per avermi chiesto di partecipare a questo webinar con una presentazione su, come è già stato detto dal dottor Boschetti, sulle metodologie anche innovative, anche più legate alle nuove tecnologie, per cogliere lo stato idrico della vite. È già stato detto, lavoro in una scuola enologica, sono anche borsista all'Università di Padova e quindi presento qualche prova sperimentale che abbiamo fatto sull'uso dei dati spettrali, della risposta spettrale dei vigneti allo stress idrico. E come è già stato detto prima della mia presentazione, chiaramente lo stress idrico è legato ai cambiamenti climatici, che sono un dato assodato, come dimostra questo grafico, che mostra come le temperature sono in crescita, non secondo uno, ma secondo in questo caso 5 istituti di ricerca diversi che hanno lavorato indipendentemente, ma sono riusciti a cogliere rispetto alla media termica del periodo fra il 1951 e il 1980, un aumento che è già intorno al più 1,5, che invece dovrebbe essere il nostro obiettivo da mantenere per la fine del secolo. Inoltre, il cambiamento climatico non è solo riscaldamento globale, ma è anche una serie di eventi climatici estremi e imprevedibili. E proprio questa imprevedibilità rende necessario l'utilizzo di nuove tecnologie, rende perlomeno smart, è necessario andare a cercare
dei metodi più veloci per rispondere in maniera pronta a un evento che magari non era prevedibile. Ondate di calore, ma anche gelate tardive, inondazioni, tutti questi eventi estremi a cui stiamo assistendo sempre più frequentemente. Proviamo a concentrarci sullo stress idrico, le conseguenze sulla vite. Anche questo è già stato detto dal dottor Boschetti, sicuramente possono essere anche positive se abbiamo un moderato stress idrico, perché c'è un accumulo di sostanze che possono dare una maggiore qualità ad alcune tipologie di vino. Però ci sono anche delle conseguenze che mettono i viticoltori in una difficoltà che deve essere gestita, in particolare la chiusura degli stomi e la conseguente riduzione della fotosintesi, soprattutto per quelle varietà che hanno questo comportamento isoidrico, ossia questo comportamento detto pessimista, che chiudono gli stomi per preservare il loro contenuto idrico. In questo caso, come conseguenza della ridotta fotosintesi, non possiamo che avere un calo della resa, e quindi questo è un problema serio che il viticoltore deve saper fronteggiare. Inoltre, gli stress idrici importanti possono anche dare origine a degli embolismi xilematici, quindi alla formazione di bolle di gas all'interno dei tessuti, per cui poi la conducibilità idraulica e il percorso che i liquidi dovrebbero fare normalmente all'interno della vite sono compromessi. Ed ecco che normalmente ci sono degli strumenti per il rilievo dello stress idrico che evidenzio velocemente in questa slide, con sicuramente dei loro pro ma anche dei loro contro, tali per cui si sta provando a fare ricerca invece sulla risposta spettrale della vite allo stress idrico. Il metodo classico è l'analisi visiva. Sicuramente è il metodo che porta il contatto con la vite, quindi un viticoltore esperto, come apparentemente sia la vite, è in grado di vederlo valutando le foglie, come stanno, se sono ripiegate verso il basso. Però penso che siamo tutti d'accordo che è un metodo soggettivo, un metodo basato su un'esperienza che però non permette di vedere cosa sta succedendo all'interno della pianta. Scusate. Poi ci sono degli strumenti che sono utilizzati anche nell'ambito della ricerca, ma che nella loro precisione, nella loro efficienza, risultano un po' scomodi, soprattutto da utilizzare nel momento in cui abbiamo magari 35, 37, 38 gradi in campo, e stiamo usando uno stress idrico. Un litro, per esempio, un litro, che va a misurare il potenziale idrico delle piante. Si tratta di uno strumento pesante, di uno strumento che prevede anche una preparazione delle piante, quindi l'operatore si trova a stare molto a lungo in campo e magari a dover ripetere anche delle prove. Oppure ci sono gli analizzatori di gas all'infrarosso che vanno a misurare gli scambi gassosi delle foglie, quindi misurano i gas in entrata e in uscita, in particolare l'anidride carbonica e l'acqua, che di fatto rappresentano quindi la fotosintesi e la traspirazione. Ma questi strumenti, oltre ad essere nuovamente molto pesanti, richiedono una capacità di calibrazione e di utilizzo che non è così semplice, e hanno anche un costo impegnativo. Piuttosto stanno vedendo dei bei risultati le fotocamere termiche, che possono essere usate in vigneto o possono essere anche montate su un drone. In questo caso la risposta termica della pianta dà un indice, una misura, diciamo, del suo stato di stress. Però se non è montata su un drone non rappresenta uno strumento che possa interessare vaste zone, e noi dobbiamo tener conto che stiamo parlando di ondate di calore o di siccità conseguente, che possono interessare invece delle aree molto vaste. Ecco qui una carrellata, tanto per avere l'idea di che strumentazione stiamo parlando, quindi di strumentazione appunto
direi non, come dire, così a portata di mano in condizioni magari climatiche estreme. E allora abbiamo provato con il gruppo con cui lavoro io a valutare invece dei sensori spettrali. Che cosa sono i sensori spettrali? Sono dei sensori che sono in grado di valutare le caratteristiche di un target, in questo caso piante, ma qualsiasi target, in base alla radiazione che questo target emette o riflette nelle diverse lunghezze d'onda dello spettro elettromagnetico. Quindi vediamo che c'è un'area e questi sensori sono in grado di restituire per ogni banda, per ogni lunghezza d'onda, un'immagine, se sono sensori da imaging, o una misura diversa. Quindi noi riusciamo ad ottenere la riflettanza, diciamo, in ogni singola banda. E andando a combinare queste riflettanze si calcolano degli indici di vegetazione, prima è stato citato l'NDVI, che è il più comune, ma di certo non l'unico, che permettono di dare una mappatura di un territorio, e questa mappatura dà un indice di qualcosa, cioè mi sta dando delle informazioni su come sta in questo caso la vegetazione. Perché dà delle informazioni sulla vegetazione? Perché noi conosciamo da molti anni quella che è la firma spettrale della vegetazione, ossia come la vegetazione emette e riflette la luce, le diverse lunghezze d'onda, a seconda di come stia. Quindi questa in verde è la firma spettrale della vegetazione sana, mentre quella rossa è la firma spettrale della vegetazione che ha qualche problema. In nero c'è il suolo, ma ora non ci interessa. Che cosa vediamo? Che sicuramente la vegetazione sana, per esempio, ha una maggiore riflettanza in tutta quella che è l'area del vicino infrarosso, mentre la vegetazione che può essere in condizioni di stress ha una riflettanza leggermente maggiore nel visibile e invece inferiore nel vicino infrarosso. E qui in questa immagine è un po' riassunto quello che ho detto. E quindi in base a quanto viene riflessa la luce nelle sue varie lunghezze d'onda, noi siamo in grado di valutare lo stato di benessere o di malessere della pianta. Si calcolano, appunto, si possono andare a incrociare queste varie riflettanze e costruire degli indici di vegetazione. Abbiamo già detto l'NDVI è noto, NDVI quindi usa proprio la riflettanza nel vicino infrarosso e nel rosso per darmi con valori elevati indicazione che la pianta è in salute, o con valori invece inferiori indicazione che la pianta è in condizioni di stress. Questo stress può essere di vario tipo, biotico, abiotico, legato alla concimazione, all'irrigazione. Ecco, i due casi studio che presento adesso velocemente hanno provato a cercare quali sono gli indici o le bande elettromagnetiche più adatte per andare proprio a ricercare lo stress idrico. Un primo caso studio è stato fatto utilizzando delle immagini da satellite. Le immagini da satellite utilizzate sono quelle di Sentinel-2, quindi della European Space Agency, perché sono delle immagini gratuite. Sono delle immagini gratuite che sicuramente in territorio italiano, dove l'azienda agraria è di dimensione molto piccola, il fatto di avere una gratuità nella possibilità di scaricare queste immagini rappresenta un plus non indifferente, ma io credo che anche in zone dove le realtà sono molto grandi lo stesso rappresenti un plus, perché si tratta di della possibilità di analizzare con delle immagini gratuite vaste aree. Queste immagini restituiscono 13 bande tra il visibile e il vicino infrarosso. Sentinel-2 ha un tempo di rivisitazione di 5 giorni, che in periodo invernale possono anche cambiare, nel senso che lui rivisita, ma noi possiamo non avere le immagini perché c'è la copertura
nuvolosa. Ma quando si tratta di stress idrico, quindi siamo nel periodo estivo, normalmente sappiamo che abbiamo la possibilità di avere un'immagine ogni 5 giorni. Qual è il problema legato a questo fatto che sono gratuite? È che hanno una risoluzione spaziale inferiore, diciamo intorno ai 10 metri, perché 60 metri sono delle bande che non ci interessano. E qua vediamo cosa vuol dire 10 metri. Qui in alto c'è un pezzo di immagine tratto da Sentinel-2 e qui sotto un'immagine invece tratta da un satellite a pagamento con risoluzione maggiore. E qui possiamo distinguere fila da interfila e invece da Sentinel-2 no. E quindi sicuramente quando noi analizziamo la riflettanza di Sentinel sappiamo che abbiamo dei pixel misti che prendono fila ed interfila. Questo esperimento è stato fatto su una serie ripetuta per 2 anni di ondate di calore, cioè di la persistenza di almeno 3 giorni con temperature superiori ai 35 gradi, e ci sono state ben 8 ondate di calore e quindi è stata fatta questa indagine usando appunto queste immagini a media risoluzione, ma abbiamo provato a capire se in effetti questo fatto che il pixel sia misto fosse un problema. Quindi abbiamo preso un'immagine di un satellite a pagamento WorldView, quindi con alta risoluzione perché arriva a 0,5 metri nel pancromatico e in questo caso riuscivamo a vedere l'interfila e quindi l'abbiamo rimossa. Abbiamo calcolato solo l'NDVI delle file. Poi abbiamo preso l'immagine con solo l'NDVI e l'abbiamo ricampionata a 10 metri di pixel e confrontata con l'immagine di Sentinel-2 che ha 10 metri di pixel misti. Si può vedere in alcuni tratti di queste immagini che c'è una buona rispondenza. Abbiamo trovato più o meno una rispondenza intorno al 65%. Non sarà l'ideale, ma ci permette di analizzare gratuitamente una condizione di stress e di eventuale recupero successivo di vaste aree senza dover pagare qualche migliaio di euro per immagini ad alta risoluzione. L'NDVI, abbiamo detto prima, è solo uno dei tanti indici, non è ideale nel caso dello stress idrico, per quanto abbiamo trovato da questo studio e da altri studi ovviamente. Per esempio c'è questo SAVI dove S e A stanno per Soil Adjusted, quindi in qualche modo questo indice riesce a diminuire quella che è l'influenza del suolo, dell'interfile. E se noi guardiamo queste immagini, questa è la situazione prima di una delle ondate di calore. Questa è subito a ridosso, quindi un giorno o 2 giorni dopo l'ondata di calore, e questo invece è 10 giorni dopo, con condizioni quindi termiche e di umidità relativa buone o discrete prima e dopo, e invece da stress idrico in mezzo. Lo vediamo tutti quanti che se noi associamo il verde a una situazione positiva e il rosso a una negativa, tolte le nurseries che si vedono qui, per il resto il SAVI è riuscito a cogliere, quindi il satellite è riuscito a cogliere la situazione di benessere prima e dopo e di stress nella parte centrale. Cos'altro? Questa sarebbe l'indagine visiva che si fa normalmente. Questa è la situazione prima dello stress e questa è la situazione una settimana più o meno dopo lo stress. Le piante sono più o meno uguali, sì, c'è qualche foglia secca in mezzo, ma le piante visivamente stanno bene. Noi siamo andati a vedere, è vero che hanno veramente recuperato le piante, cioè sono ritornate alle condizioni iniziali o no da un punto di vista fisiologico? Da un punto di vista fisiologico in realtà non è proprio così. Queste sono delle indagini fatte con gli strumenti classici che abbiamo visto prima e ci dicono che le piante hanno recuperato la capacità fotosintetica, quindi da prima dello stress, questo è 2 giorni dopo lo stress e questo è 10 giorni dopo lo stress,
le piante sono tornate nella stessa situazione, ma non hanno recuperato quella che è la capacità di potenziale idrico e di conduttanza stomatica, quindi di scambi gassosi. Ecco, gli indici multispettrali sono riusciti a leggere questo, sono riusciti a leggere che è stato recuperato il verde, ma non è stata recuperata la situazione fisiologica del tutto, perché per esempio il VARI, che è un indice che dà delle indicazioni sul verde, è effettivamente da prima lo stress a 10 giorni dopo tornato nella stessa situazione iniziale, ma l'SRI, che è invece un indice che ci dà delle informazioni più di tipo fisiologico sulla struttura, non ha completamente recuperato dopo lo stress. E quindi l'immagine multispettrale è riuscita a leggere anche dietro quella che è un'analisi visiva, senza dover usare quei sensori pesanti di cui si parlava prima, pesanti e difficili da utilizzare. Questo secondo studio invece, che presento velocemente, è stato fatto con uno strumento iperspettrale portatile. Abbiamo appena detto che il satellite va benissimo, o il drone, io non ho analizzato drone, ma l'analisi da remoto va benissimo in condizioni estreme, certo. Quindi questo studio un po' contraddice. In realtà questi sono quegli studi che servono a studiare le riflettanze, le bande, ma non di certo a voler superare l'efficienza o l'efficacia degli strumenti canonici. Però ecco, che cosa abbiamo fatto in questo caso? Abbiamo paragonato due condizioni irrigue, sempre sotto ondata di calore, quindi l'irrigazione standard, e invece una irrigazione deficitaria. E abbiamo misurato i parametri fisiologici classici con la solita strumentazione, e invece abbiamo misurato la risposta iperspettrale con uno spettrofotometro portatile, e abbiamo calcolato gli indici di vegetazione. Ecco qui, allora, in verde la standard irrigation, quindi l'irrigazione standard, e in viola la sustained deficit irrigation, quindi l'irrigazione deficitaria, potenziale idrico, o conduttanza stomatica e fotosintesi. Vediamo che in verde, appunto, l'irrigazione standard, a parte la conduttanza stomatica, l'ondata di calore non ha influenzato gli altri parametri fisiologici. Quindi una buona irrigazione riesce a tamponare quello che può essere uno stress termico. Viceversa, nell'irrigazione deficitaria tutti i parametri sono andati a declinare dopo l'ondata di calore, e anche sono perdurati dopo che è stata superata. Quindi l'ondata di calore senza un'irrigazione idonea rischia di poi far protrarre quelli che sono gli effetti negativi anche nel tempo. E nuovamente qui gli indici iperspettrali sono riusciti a cogliere qualcosa di più rispetto a quello che potrebbe essere il monitoraggio canonico. In particolare, nel trattamento sempre in viola con l'irrigazione deficitaria, tutti quegli indici che forniscono delle indicazioni sul verde, come per esempio ho messo qui la NDGI, è un esempio, hanno mostrato un peggioramento dopo lo stress, ma poi sono tornati più o meno alla situazione iniziale. Quindi, come nell'altro esperimento, il verde ha recuperato, però gli indici vegetazionali che misurano di più la funzione fisiologica, come la SRI, nuovamente mostrano che non c'è un recupero dopo 10 giorni. Quindi, di nuovo, l'analisi spettrale è uno strumento che riesce ad andare un po' oltre a quella che è la condizione visiva, e a mettere insieme il visivo con i vari strumenti per le misure fisiologiche che si usano normalmente. Concludo velocemente, quindi andando a vedere che con gli esperimenti che vi ho presentato penso che possiamo dire che i dati multispettrali e iperspettrali hanno la capacità di dare delle informazioni sulla fisiologia della vite sotto stress, e che le immagini satellitari a media risoluzione, ma ripeto, di utilizzo gratuito, possono essere utilizzate ovviamente su aree medio-grandi.
Nelle aree piccole c'è più interfila che fila nel pixel, però in aree medio-grandi riusciamo ad avere delle indicazioni che possono aiutare le scelte vitivinicole. E il remote sensing in particolare, quindi il satellite, consente di evitare tutti quelli che sono i lavori di campo nelle situazioni in cui si preferisce anche evitarli perché siamo in condizioni termiche difficili e sicuramente quindi la possibilità di lavorare con il remote sensing può dare origine anche a delle strategie di comprensorio, quindi di non solo di intervento ma anche di prevenzione, non solo la reazione allo stress ma anche di prevenzione di quelle che possono essere le problematiche che la vite affronterà. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio alle presentazioni successive che andranno ad approfondire il tema dell'irrigazione e se ci sono delle domande penso che avremo lo spazio alla fine. Grazie, grazie mille ad Alessia Cogato, ha dimostrato chiaramente come no, l'analisi visiva non sia sufficiente e oggi la viticoltura moderna ha bisogno di avere un supporto informativo molto più raffinato di quello che era sufficiente qualche decennio fa. Abbiamo visto come appunto i colpi di calore possono anche senza evidenti variazioni fisiologiche fenologiche della vite possano influire invece pesantemente sugli indici fisiologici. Adesso con Giovanni Bigot, amministratore fondatore di Per le Uve SRL, andiamo invece a capire che cosa, quali cambiamenti determina lo stress, può determinare lo stress idrico in riferimento ai principali componenti degli acidi. Vedremo, Giovanni, correggimi se sbaglio, che lo stress idrico può influire sulla variabilità della composizione degli acini più della variazione del suolo. Prego, Giovanni. Buonasera a tutti. Spero che mi vediate abbastanza bene. Sono uscito dai vigneti da poco. Allora, ho bisogno di ricevere l'abilitazione di ospite per la condivisione, così posso avviare la mia presentazione. Presentazione che, come dicevo, ci aiuterà anche, sì, in riferimento ad alcune varietà specifiche, ci aiuterà a capire come varia, tipiche ovviamente dell'ambiente italiano, ci aiuterà a capire come varia la composizione degli acini in funzione dello stress a cui è sottoposta, lo stress idrico a cui è sottoposta la pianta. Esatto. E io intanto che attendo questa possibilità e quindi ti chiedo anche di avvisarmi appena mi è stata attribuita. Ah, ok, no, non ancora. Non ancora. Io faccio condivisione, ma non è attivo. Scusate. Diamo qualche secondo, Giovanni, alla regia per... Sì. Ecco, adesso sei organizzatore, Giovanni. Perfetto, grazie. Prova. Non lo sono, non mi vedo. Ah, era comparsa la scritta. Allora... Purtroppo ho due device e quindi ho bisogno di essere abilitato sull'altro device per la condivisione. Prova adesso, Giovanni, che ho provato anch'io. Ok, perfetto, perfetto, grazie. Grazie. Ok, eccomi qua. Allora,
Vedo la presentazione, quindi inizio. Buonasera a tutti, ringrazio l'informatore agrario per aver organizzato e gestito questo incontro e PSL Instruments, in particolare Gottfried, per aver reso possibile una discussione sulla gestione dello stato idrico nei vigneti come parametro di qualità. Io sono agronomo, mi occupo di viticoltura e cerco di coltivare grandi vini. Ho lavorato e lavoro molto nel campo, quindi appunto mi scuso, sono uscito da poco, ma quando sono in vigneto sono abituato a osservare, a monitorare quello che succede, lo faccio con cura e facendolo per tanti anni ho trovato che ci sono dei parametri che tutti insieme ci possono descrivere meglio il potenziale qualitativo di un vigneto. Questi parametri sono appunto la produzione, la superficie fogliare esposta, il rapporto tra questi, ovviamente la sanità delle uve, il tipo di grappolo, eccolo qua, lo stato idrico della pianta. Quindi poi anche vigore vegetativo, biodiversità ed età del vigneto. Questi 9 parametri compongono l'indice Bigot, ma io oggi proprio vi parlo dello stato idrico della pianta e di quello che ho visto e trovato e della relazione forte che c'è tra qualità e la gestione idrica. Un leggero stress idrico è fondamentale per la qualità ed è l'indice della vocazionalità. Ho avuto la fortuna di essere coinvolto in molti vigneti e zone viticole d'Italia e altri paesi, Francia e altri, e dove la combinazione naturale del suolo e quindi del tipo di suolo, della profondità a cui le radici si trovano e del regime idrico determina quel fattore naturale per cui la vite si accresce con una limitata disponibilità idrica durante una certa fase della stagione, soprattutto nelle fasi di formazione dell'acino. Quindi è uno strumento incredibile per poter regolare qualità e delle uve e quindi dei vini. Perché è importante gestire l'acqua nel vigneto? Numerose esperienze scientifiche, di cui anche vi farò vedere alcune, ma veramente sintetiche, e anche le esperienze pratiche che ho visto io con il mio gruppo anche di lavoro e condiviso con gli altri tecnici agronomi delle aziende viticole, dicono che una limitazione di questa dotazione idrica durante la fase della formazione degli acini e fino alla vendemmia provoca un aumento della qualità delle uve e dei vini. Si modificano diversi componenti delle uve in funzione di questo fattore e modificano le caratteristiche organolettiche. In alcune zone del mondo viticolo questo avviene da solo e questi sono i terroir più vocati. Ovviamente, o meglio, ce ne rendiamo conto che i cambiamenti climatici però mettono a dura prova questa certezza, che quindi necessita di essere gestita con molta attenzione. Velocemente prendo spunto da dei lavori in cui vedete qua il controllo, modifica rispetto a 2 livelli di stress, zuccheri, il pH del mosto, le acidità, gli antociani, i polifenoli, praticamente tutta la base della struttura di un vino, del suo colore, della sua tannicità, della sua freschezza, vengono modificati da livelli diversi di stress. Su Pinot Nero, questo interessantissimo lavoro fatto dai ricercatori in Svizzera, in 7 anni di studio, hanno visto che variazioni, come vedete dalle linee spezzate di questi piccoli box che rappresentano l'andamento del pre-down leaf water potential, cioè del contenuto idrico delle foglie prima dell'alba, è un modo per valutare quanta acqua c'è in una pianta, in una vite, lo hanno seguito per 7 anni e hanno visto che, vedete, gli antociani si modificano aumentando nella subirrigazione, nella leggera diciamo stress rispetto alla disponibilità idrica, modificano
i polifenoli, ma anche qua la qualità dei tannini si modifica e il bouquet. Questo per poter spaziare in tutti i vitigni. Poi alla fine di questa mia breve presentazione vi farò vedere anche appunto come ogni vitigno risponde a queste variazioni, perché di fatto dobbiamo essere capaci sempre di più a seguire vitigno per vitigno e poi all'interno di questo le diverse zone. Effetti di eccessiva disponibilità idrica. Diversi autori hanno dimostrato, hanno ampiamente documentato come avere uno sviluppo vegetativo con disponibilità idrica non limitante favorisce chiome troppo fitte, acini grandi, diluiti, grappoli compatti e quindi sensibili alle malattie, ai marciumi, scadimento qualitativo delle uve da essi ottenuti. Altrimenti, diversamente, lo stress idrico eccessivo, quindi l'opposto, altera la regolare crescita della vite, viene ritardata o anche può non venire portata a termine. Quindi per ottenere un vino di alta qualità, di migliore qualità, è necessario un po' di stress. Non deve essere eccessivo, per non rendere appunto stentati i ceppi e quindi l'apparato vegetativo e la pianta intera. Attenzione agli stress idrici troppo precoci. Questa è forse l'evidenza più recente, più diffusa, cioè sbalzi idrici e quindi disponibilità idrica tra momenti in cui ce n'è molta e poi immediatamente e anche precocemente, cioè nelle prime fasi di sviluppo dell'acino, c'è una riduzione della disponibilità. Questo non consente lo sviluppo ideale della vegetazione e non riesco a ottenere quel rapporto foglie-uva ottimale. Sapete che questo è uno dei rapporti più importanti della qualità. Se lo stress idrico è eccessivo e interviene a metà stagione, cioè dopo l'allegagione, potrebbe provocare effetti negativi su fotosintesi e maturazione. E in più potremmo magari notare un aumento dei Brix, degli zuccheri, ma che sono un scarso indicatore della qualità, perché l'uva sembra stia maturando, ma spesso è dovuta soltanto a migrazioni di riserve di carboidrati della vite o disidratazione. Non si tratta di zuccheri fotosintetizzati. Allora, molti aromi si sviluppano nelle ultime settimane, ma lo stress tardivo ne limita lo sviluppo. Quindi le uve sottoposte a stress elevati tendono a produrre vini poco fruttati e con minori aromi, poca complessità, con una vita relativamente breve. Altro fattore legato, dopo vi faccio velocemente anche qua vedere qualcosa, l'invecchiamento atipico. Non è ancora chiaro, ma sembra che essere proprio dovuto a una sindrome di stress in cui l'acqua è ritenuto il fattore chiave. Attenzione, unito alla disponibilità di azoto, che ovviamente si muove solo con disponibilità idrica, quindi è intimamente correlato. Stress idrico e terroir, appunto. Uno scenario è stato osservato a Cheval Blanc in Bordeaux, come in altri posti, ma ho preso questo esempio dove appunto zone ghiaiose e molto ben drenanti, ma che fanno sì che le poche radici che intercettano le sostanze, le riserve idriche, stimolano, senza stimolare un eccesso di vegetazione delle viti, fanno quella combinazione unica che tutti noi conosciamo. Quindi qua, meticolosa gestione della chioma, combinata a un attento diradamento per bilanciare quella produzione al fine di poterla correlare con quell'esatta disponibilità idrica che non è né eccessiva né troppo ridotta. Posso anche ridurre in maniera controllata le dimensioni dell'acino, regolando la carenza idrica. Attenzione che quando dico regolare la carenza idrica, nella gestione del vigneto vorrebbe anche dire utilizzare una miscela o un cotico erboso in maniera diversa, quindi per esempio farlo aumentare, quindi crescere in altezza. Pensate che un 20-30 centimetri di un inerbimento possono asportare tranquillamente 3,5-4 millimetri di acqua evaporati al giorno, se invece viene rasato ne perdiamo soltanto 2, quindi si può dimezzare con la gestione della taglia dell'inerbimento. Quindi
possiamo gestire questa carenza idrica, che se la posso far avvenire precocemente avrò anche dei grappoli più spargoli grazie appunto a questa tecnica. Se la carenza è eccessiva nel primo periodo, attenzione, diminuirò troppo il peso medio acino e qua diciamo che poi non è più recuperabile. Quindi di nuovo quell'attenzione a fare valutazioni dalla legagione in poi per non incorrere in riduzioni che possono arrivare anche al 50% della riduzione della quantità, che potrebbe non essere qualitativo questo aspetto. E andiamo a vedere un lavoro in cui, fatto in Italia, fatto dai ricercatori italiani, da Pagliotti e dal professor Poni, dove insieme hanno visto su Sangiovese e su Montepulciano, in condizioni di ben irrigato, quindi non stress, di forte stress idrico pre-invaiatura. Ecco, mi leggo proprio al momento della stagione, siamo in pre-vaiatura, ho un forte stress idrico, guardate cosa succede tra il Sangiovese e il Montepulciano, che hanno delle reazioni diverse, molto diverse, proprio perché sono due vitigni che hanno comportamento diverso nei confronti dell'acqua, cioè la gestiscono diversamente, una isoidrica e una anisoidrica, e quindi si vede chiaramente come una reagisca positivamente, l'altra invece in maniera, il Montepulciano in maniera molto critica al water stress pre, cioè uno stress idrico pre-invaiatura. Quindi attenzione a questo fattore, che vuol dire quindi in che terreno sto coltivando la mia vite. Se torniamo a Saint-Émilion, anche qua i crus si differenziano di più per proprio la gestione idrica che per altro. Vado verso la fine per dire che l'invecchiamento atipico appunto è legato agli apporti dell'acqua. Come evitarne la comparsa? Devo limitare lo stress idrico severo, questo è stato dimostrato. Arrivo a uno dei lavori su cui ho anche personalmente ho speso molto, è quello del Sauvignon Blanc, che con un deficit idrico moderato poco dopo l'invaiatura ed è precisamente a un livello di stem water potential meno 0,65, posso aumentare, come vedete qua in questa slide, di tremercaptesanolo di 3 volte. Quindi posso avere dei risultati molto diversi tra una Sauvignon in non stress e uno in leggero stress. Quindi ecco che anche qua questo leggero stress rispetto al non stress mi dà 3 volte il potenziale aromatico, in questo caso legato al tremercaptesanolo, cioè uno dei tioli, ma è uno di quelli importanti. Vado alla fine su questa review, una review molto interessante, prendetemene nota, perché prende in considerazione tutti i lavori, molti lavori fatti, qua c'è anche la biografia nella colonna di destra, per ogni vitigno. Quindi notate che per ogni vitigno ho dei risultati diversi, eccoli qua, tra polifenoli e antociani. Shiraz si comporta in un modo, il Cabernet si comporta in un altro modo, il Sauvignon Blanc, eccolo qua, lo vedete, e così via. Quindi abbiamo dei comportamenti diversi legati al vitigno, non possiamo ignorarlo. Chiudo facendo vedere che cosa? Che mettendo insieme il lavoro che ho fatto, le relazioni che sono state valutate nel mondo viticolo, ho potuto dire e presentare questo legame per cui stress idrici severi rappresentati appunto in questa prima fascia di punteggi daranno dei vini con polifenoli totali elevati, molto alcol, meno equilibrio e meno verde, cioè molto meno verde pirazzine. Gli stress idrici assenti, tutto a destra, di nuovo lo score è molto basso perché avrò sì più verde, più pirazzine, più acidità, però anche vini più corti, meno polifenoli. Nell'equilibrio centrale, con le opportune variazioni tra un vitigno e l'altro, equilibrio, finezza e persistenza gustativa. Molto di questo si può fare anche con la A4 Grace, strumento di monitoraggio che permette di valutare tutti questi parametri, compreso anche il valutazioni dello stato idrico, sia in una formula molto speditiva con il metodo degli apici, sia anche quella del potenziale idrico. Se volete seguirmi e parlare di viticoltura, ho un canale YouTube, ogni mercoledì mattina parlo con chi vuole
parlare di questo. Vi ringrazio dell'attenzione e passo di nuovo la parola. Grazie. Grazie Giovanni, grazie mille. Bravissimo, presentazione giusta nei tempi. E la penultima slide direi che ha riassunto in maniera chiarissima, no? L'abilità che deve avere il viticoltore per stare, come dicevi tu, nel mezzo, nell'equilibrio, quindi per avere vini non troppo alcolici ma nemmeno troppo corti, quindi il vino che noi vogliamo e che vogliamo vendere, come dice il titolo, a 30 euro alla bottiglia. Ma per stare nel mezzo abbiamo bisogno di strumenti. Uno strumento ce l'ha segnalato anche Giovanni Bigot, ma io passo la parola a Roberto Melillo, Project Manager di Blue Grape, un'app che, come dice il titolo della relazione, ti semplifica la vita, cioè un'app che ci aiuta, correggimi se sbaglio Roberto, ci aiuta a stare nel mezzo, cioè a gestire con equilibrio l'irrigazione e lo stress idrico. Prego. Sì, parto con la presentazione. Dovresti essere già abilitato, perfetto. Ottimo, abbiamo imparato, okay. E velocizzato questa fase. Ok, perfetto. Buonasera. Prego. Sono Roberto Menillo, responsabile tecnico di Blue Grape. Questa app la gestisco per conto della società Graper, che è una società di consulenza in viticoltura. Noi come Graper siamo consapevoli che il mondo dell'uva da vino italiana soprattutto ha un'importante missione nei prossimi anni, che è quella di superare l'idea obsoleta che per una viticoltura di qualità non sia necessaria l'irrigazione, o comunque sia necessaria solo un'irrigazione di soccorso. Infatti da qualche anno ormai con Graper portiamo avanti una mission che è quella di integrare le conoscenze agronomiche, le moderne tecnologie irrigue in un sistema di viticoltura di qualità che sia basato sull'utilizzo di un'irrigazione che venga svolta, venga effettuata in maniera oculata e sostenibile. Questo perché siamo convinti che le aziende, gli enti, chi costruisce, diciamo, chi fa i disciplinari, seguiranno a breve questa strada. Un segno dei tempi che bisogna precorrere è che sempre più aziende agricole, che siano esse di piccole dimensioni, di grandi dimensioni, chiedono informazioni sui servizi di supporto all'irrigazione, perché non basta più un impianto di irrigazione da utilizzare in soccorso per produrre uve sane e facilmente trasformabili, ma serve una seria progettazione aziendale, come giustamente diceva anche Giovanni nella presentazione precedente. Per fare questo entra in gioco Blue Grape, che è il nostro DSS dedicato all'irrigazione. Vi vado un attimo a spiegare che cos'è un DSS, per chi non dovesse saperlo. È un sistema di supporto alla decisione, cioè un software interattivo che aiuta l'utente nella raccolta, nell'elaborazione e nella rappresentazione di dati e informazioni. Tutti questi dati, queste informazioni provengono da dispositivi hardware come quello di una, come può essere una stazione meteorologica PESEL. Le altre informazioni provengono dall'esperienza personale, quindi dalla consulenza, scusate sono andato avanti, dalla consulenza che effettuiamo in campo, e tutto questo ha l'obiettivo di analizzare le problematiche relative a un'azienda agricola che permettono di aiutarla a prendere le decisioni ottimali. Che cos'è quindi Blue Grape? È un DSS che ha come focus principale la gestione dell'irrigazione. Il nostro obiettivo è di permettere all'azienda di ottenere vantaggi in termini di produzione, che vuol dire salute della pianta,
migliore gestione delle risorse al fine di ottenere una maggiore sostenibilità che sia finanziaria, con un occhio sempre attento quindi al portafoglio, sia una sostenibilità delle risorse, tema molto caldo adesso negli ultimi anni. Come, entrando sempre di più nel dettaglio, quindi di come funziona il DSS, è importante parlare di programmazione irrigua. Quindi lo scopo dell'utilizzo di un DSS come Blue Grape è quello di definire una programmazione irrigua aziendale, avendo la possibilità di capire precedentemente quanto e auspicabilmente anche quando bisogna irrigare per mantenere una strategia irrigua ben definita. La programmazione poi varia naturalmente in funzione di cultivar, di obiettivi enologici, della tipologia di suolo, eccetera, quindi di parecchie variabili. Lo scopo della programmazione, di una programmazione ben definita, è di evitare che le condizioni di stress che non siano state preventivate all'interno di una strategia irrigua. Per fare questo esistono diversi approcci per valutare lo stato idrico della coltura. È possibile misurare lo stato idrico delle piante, come diceva la dottoressa Cogato nella sua presentazione, con diversi tipi di sensori o strumenti come la camera a pressione, termocamera, eccetera, che però possono essere un po' problematici nell'utilizzo quotidiano, in campo, soprattutto per un agricoltore che deve pensare anche a lavorare. È possibile misurare lo stato idrico del suolo attraverso tensiometri, attraverso delle sonde capacitive, però il problema di questo tipo di misurazione è che è puntuale, quindi ha una validità. Il mouse, scusate, faccio quelle freccette. Ha una validità, limitata a quel metro quadrato dove è installato il sensore. Come fa Blue Grape a calcolare lo stato idrico? Fa un bilancio idrico del sistema, di tutto il sistema, pianta-suolo, e lo fa attraverso dei modelli di bilancio e delle formule per la stima dell'evapotraspirazione. Quindi naturalmente per fare questo è necessario un DSS, un sistema di supporto che consenta di elaborare i dati in tempo reale e di supportare la decisione, come dicevo prima, di quando e quanto irrigare. A tal fine il Blue Grape supporta la programmazione irrigua aziendale, integrando i modelli di bilancio idrico con la sensoristica di campo. Come fa? In generale calcola i fabbisogni irrigui delle colture attraverso un bilancio idrico giornaliero. Lo fa misurando o stimando le uscite, le principali uscite di acqua dal sistema terra-pianta. Le uscite sono per evapotraspirazione, per ruscellamento superficiale o per percolazione profonda. Invece le entrate nel sistema, le entrate di acqua, avvengono con pioggia, irrigazione e risalita capillare, se presente all'interno di quel lotto. Questo, tutto questo bilancio viene fatto per evitare, con l'obiettivo di evitare lo stress e di minimizzare le perdite, improduttive di acqua. Continuando ad andare nel dettaglio, i componenti del bilancio idrico, le variabili del componente del bilancio idrico sono queste quattro. Per calcolare correttamente il bilancio, abbiamo le
le variabili climatiche. Manica, mi sento male, che penso di vedere mio figlio all'esame di maturità. Sì, scusate, ecco. Sì. Ok. Prego, prego Roberto. Ok. Le principali variabili climatiche vengono utilizzate per il calcolo dell'evapotraspirato. Andiamo avanti, ok, ve le vado ad esporre dopo. L'altra variabile sono i parametri relativi allo sviluppo della coltura per poter stimare il fabbisogno idrico. Dopodiché abbiamo i parametri relativi alle proprietà del suolo, diciamo alle proprietà fisiche del suolo, e come ultima variabile per un corretto bilancio idrico abbiamo le caratteristiche dell'impianto irriguo. Perché? Perché abbiamo bisogno di stimare, cioè di avere il corretto dato di quanta acqua andare ad apportare con il consiglio irriguo. Come viene effettuato il calcolo dell'evapotraspirazione di riferimento? Diciamo, le variabili climatiche sono impiegate per calcolare l'ET0, che consente di misurare la domanda atmosferica di acqua, che per convenzione internazionale della FAO è calcolata considerando le principali caratteristiche di un prato, quindi questo grass reference crop, quale coltura standard di riferimento. Il valore dell'ET0 è calcolato a partire dai valori giornalieri di temperatura, umidità, velocità del vento e radiazione solare, tutte variabili rilevate dalle sezioni meteorologiche, a cui si va ad aggiungere il pluviometro per la misurazione della pioggia, quindi per le entrate. Non so perché ogni tanto va da sola. Ok, devo mettere pausa. Dicevo, si va ad aggiungere per misurare quindi la pioggia, che è misura le entrate all'interno del sistema. È importante ricordare che, come è scritto nella slide, i sensori suolo non entrano nel bilancio idrico, ma vengono utilizzati come strumento di verifica dell'andamento dell'esaurimento idrico in Blue Grape, nel software. Quindi. Magari vado avanti qui. Come si arriva ad avere un l'evapotraspirato colturale? Quindi si moltiplica l'evapotraspirato di riferimento per dei coefficienti colturali. Questi coefficienti colturali servono per calibrare il reale consumo delle piante. Vado avanti. Questo il KPC è in KPC è un questo fattore è per una corretta stima del KPC bisogna tenere conto dell'indice di sviluppo vegetativo legato all'altezza della coltura, alla sua densità e superficie fogliare, al livello di inerbimento, se presente, come in percentuale di copertura del suolo, quindi quanto è sviluppato, e un'eventuale presenza di la tipologia di copertura sulle piante. Nel grafico, questo grafico, è rappresentata la funzione di stima del KPC. Quindi, prendendo spunto dai KPC della FAO, abbiamo trovato dei coefficienti validi per un po' tutte le varietà, e diciamo, però variano in base alla densità fogliare, alla percentuale di inerbimento, eccetera, come dicevo precedentemente. Qui è un grafico di come viene espresso su Blue Grape l'evapotraspirazione colturale. È espressa in millimetri al giorno, quindi dà
questo è il dato, diciamo, fondamentale del software, ti dice quanto sta consumando al giorno la tua pianta. Qualcuno ha alzato la mano, vedo. Continua pure Roberto, le domande le facciamo alla fine. Ah, ok, va bene. Come dicevo, è espresso questo dato in arancione, diciamo, ti dà la stima del fabbisogno medio giornaliero della tua pianta e come lo vai ad utilizzare. Ti dice sotto che corrisponde a un apporto irriguo con il tuo impianto che è stato già configurato sul software, ti darà quindi il consiglio di quanta acqua restituire per mantenere, diciamo, una situazione non di stress. Gli alti valori di ETC sono, quindi di evapotrasmissione colturale, sono determinati da condizioni di elevato ET0 naturalmente, o da valori elevati di KC, quindi maggiore la superficie fogliare, maggiore sarà il fabbisogno idrico della pianta. Andando avanti, quindi parlando delle altre variabili, abbiamo le caratteristiche fisiche del suolo, quindi tessitura, sostanza organica, presenza di scheletro e profondità massima esplorabile dalle radici. Queste sono le variabili fondamentali per poter stimare le proprietà idrologiche del terreno e in particolare il valore del contenuto idrico, rispettivamente saturazione, capacità di campo e punto di appassimento. Con queste proprietà è possibile calcolare il valore della capacità idrica totale, cioè quanto quel terreno riesce ad immagazzinare come riserva idrica. Questa cosa è fondamentale per capire poi diciamo, come entrate e uscite riescono ad avere un bilancio idrico partendo da questa stima. In questo grafico vedete l'esaurimento idrico, che è, diciamo, il cuore di Blue Grape. Conoscendo, come vi dicevo, la capacità idrica totale, Blue Grape ha la possibilità di stimare l'acqua totale disponibile e l'acqua facilmente disponibile. Questa curva rosa, questo grafico rosa, ti dà l'andamento dell'esaurimento idrico del suolo. Scusate. Che viene calcolato quindi considerando le principali entrate e uscite del bilancio idrico. Il livello dell'esaurimento idrico è sintetizzato con un indicatore, diciamo, che esprime la percentuale di acqua nel terreno. Questo indicatore qui, diciamo, con 69% in verde. Qua possiamo vedere, con questi grafici, possiamo vedere come interpretare i grafici del sensore suolo. Quindi se diciamo la tendenza del sensore suolo è in discesa, naturalmente siamo in una situazione di deficit. Se stiamo salendo, siamo in una situazione di eccesso, altrimenti è uno stato idrico adeguato, diciamo una linea orizzontale. Andando avanti, caratteristiche del sistema di irrigazione, l'ultima variabile che entra nel bilancio idrico, che come vi dicevo è fondamentale per poi avere un consiglio irriguo corretto sulla base di quello che è il lotto irriguo preso in considerazione. A seconda delle diverse tipologie di impianti irriguo abbiamo quindi anche una diversa efficienza.
dell'impianto. Con il funzionamento del software, ora vi mostro questa slide che serve a capire, diciamo, come ragionare il software. Dati dei diversi lotti, quindi questi quadrati possiamo intenderli come dei vigneti diversi con un diverso tipo di suolo, questi sono esempi naturalmente, con diversi tipi di suolo e anche probabilmente diverse varietà, possiamo utilizzare per Blue Grape un'unica stazione meteo che ha un raggio di validità del dato meteo di circa 3 km, 2 km e mezzo, 3 km a seconda anche dell'orogenesi del posto dove ci troviamo, e con questo calcolare l'ET0 e avere un bilancio idrico di tutti questi lotti. Naturalmente è consigliato utilizzare anche vari punti di lettura di stazione suolo di suolo per avere, diciamo, la certezza che il bilancio fatto dal software risulti essere corretto. Andando avanti, vi mostro qui un esempio di come funziona Blue Grape. Abbiamo la curva dell'esaurimento idrico che all'inizio si mantiene sulla saturazione del suolo, quindi a 0 mm significa che il suolo è saturo, non ha necessità di acqua. Questa area verde racchiusa tra l'irrigazione consentita e l'esaurimento consentito è la nostra strategia irrigua. Qui mi voglio ricollegare a quello che diceva Giovanni Bigot precedentemente, sull'importanza, cioè lui parlava dell'importanza dello stress controllato, perché con un software... noi con un software come Blue Grape è possibile bilanciare la corretta strategia irrigua nell'ottica di raggiungere l'obiettivo sia agronomico che enologico predefinito. Quindi cercando di mantenere un esaurimento idrico all'interno di questa strategia irrigua precedentemente definita dall'azienda, sappiamo che stiamo facendo, tra virgolette, le cose per bene. Quindi quando vediamo che la pianta, cioè quando l'esaurimento idrico è sceso al di sotto dell'esaurimento consentito, il software ci dirà di irrigare e ci dirà quanto irrigare, il volume corretto da apportare. Dopodiché, fatta l'irrigazione, continua a scendere naturalmente perché consuma la pianta, nuovamente il software darà il consiglio di irrigare e così via. L'obiettivo è quello di mantenersi all'interno di questa area che è la strategia irrigua definita dall'azienda. Naturalmente ogni strategia irrigua è riferita al tipo di obiettivo agronomico, di obiettivo enologico. Per una base spumante probabilmente sarà diversa la tipologia di strategia irrigua rispetto a quella che si vuole dare, che si vuole fare per un primitivo, come in questo caso, che è un lotto di primitivo in Salento, che ha una necessità diversa di stress rispetto a quella di una base spumante. Non so, io sono andato un po' veloce perché volevo arrivare subito agli esempi. Qui vabbè, un altro esempio su come viene gestita, questo è un impianto in subirrigazione, questa è una prova in cui l'azienda doveva necessariamente fare delle irrigazioni piccole ma giornaliere per gestire sia la salinità
che la tipologia di impianti irrigo che, essendo in subirrigazione, doveva necessariamente dare acqua, non dico giornalmente, ma quasi. Anche in questo caso si è mantenuto all'interno di una strategia irrigua predefinita, in cui non aveva necessità di stressare minimamente la pianta, e quindi ha utilizzato questa tipologia di approccio. Ne approfitto per ringraziare Pessel per l'invito a partecipare, e naturalmente anche l'informatore agrario per la gestione dell'evento, e naturalmente se poi ci sono domande io sono a disposizione. Grazie Roberto Mellillo di Blue Grape. Io intanto invito gli ospiti a porre le domande, visto che abbiamo qui tutti i relatori e visto appunto la competenza dei nostri relatori. Roberto Mellillo ci ha mostrato uno strumento, ci ha spiegato bene come funziona Blue Grape, questo strumento appunto di gestione dell'irrigazione. Io sono convinto che avremo sempre più bisogno di questi strumenti di gestione di precisione delle variabili che condizionano la qualità delle nostre uve, tra cui anche appunto l'acqua. Chiedo anche agli organizzatori di aiutarmi nel caso in cui ci fossero delle domande che io non sto vedendo, ma al momento appunto non mi sembra che ci siano domande particolari. All the questions that came on were already answered. So, but if anybody has another one, please don't be shy and ask away. Allora, per rompere il ghiaccio, cerco di porre io una domanda a Roberto Bigot. Roberto, nella tua esperienza, in Italia, quanto è diffusa questa consapevolezza tra i viticoltori che la gestione dell'acqua è determinante per la qualità delle uve, e qual è la diffusione degli strumenti di gestione di precisione dell'irrigazione? Allora, hai messo Antonio nome, il mio cognome, però il nome Giovanni, scusami. Tranquillo. No, allora, l'esperienza che ho nel vivere a contatto con viticoltori da molti anni, anche perché sono figlio di viticoltori, è quella che c'è la percezione della necessità di gestire bene l'acqua, ma mancano strumenti user friendly, cioè strumenti facili da comprendere e semplici da utilizzare, perché non tutti i viticoltori possono essere competenti in tutti i settori contemporaneamente, e serve anche qualcuno che gli spieghi, gli insegni come utilizzarli e come e gli affianchi. Questo secondo me è il ruolo che i consulenti, gli agronomi, i tecnici devono fare, prendersi come incarico quello veramente di aiutare e insegnare, educare, formare, ed è anche il ruolo che fai tu attraverso l'informatore agrario ovviamente, come gestire, come usare gli strumenti per gestire l'acqua. Questo è quello che secondo me ti posso dire, e quindi serve questo in maniera disinteressata, cioè veramente come formazione. Il clima sta cambiando e quindi non sono pronti a questo cambiamento. Le zone dove non si irrigava si deve irrigare,
e forse viceversa, chi lo sa. Grazie Giovanni, è assolutamente così. Vediamo intanto se arriva qualche domanda. È assolutamente così, dicevo, c'è in Italia c'è un problema anche proprio di approvvigionamento idrico legato all'aspetto che sottolineavi tu, che il cambiamento climatico sta rendendo obbligatoria l'irrigazione anche su colture e in aree dove prima non era necessario irrigare. Credo comunque, per richiamare anche un concetto di Melillo, no? Credo comunque che la viticoltura di qualità, e qui chiedo sia a Giovanni magari che a Roberto di intervenire, la viticoltura di qualità necessiterà di irrigazione sia per la questione dei cambiamenti climatici, ma anche perché il continuo progresso della conoscenza di come funziona la pianta, della fisiologia della vite e la continua evoluzione della qualità dei vini ci costringe a interventi sempre più affinati proprio per ottimizzare la qualità. Quindi credo l'irrigazione è necessaria per fronteggiare il cambiamento climatico, ma anche perché la nostra capacità di aumentare la qualità dei vini grazie alle conoscenze che abbiamo ci impone di intervenire con un'irrigazione di precisione su tutta la superficie vitata che abbiamo in Italia. Due flash veloci, se potete, su questa cosa. Giovanni? Sì, guarda, sono totalmente d'accordo su quanto hai detto. Serve poter essere precisi perché, come ho fatto vedere, servono apporti diversi per vitigni diversi. Quindi ecco qua la prima precisione. Purtroppo la realtà è che si fa difficoltà a gestire diversamente i vitigni in un'azienda, questa è la realtà. Primo step, i vitigni hanno esigenze diverse, dobbiamo seguirli. Un Sauvignon ha un potenziale idrico ottimale post invaiatura meno 0,65, espresso come megapascal se faccio lo stem water potential, oppure con lo strumento che ci ha presentato, molto interessante, Blue Grape Roberto, però devo calarlo nelle diversità dei miei vitigni e anche dei miei obiettivi enologici. Il tutto dovrebbe essere il più fattibile possibile. Ci vorrà del tempo e insistere su questo. Ok. Grazie. Roberto? Come giustamente diceva Giovanni, è importante dare all'agricoltore uno strumento, ma all'interno dello strumento c'è bisogno anche di conoscenza. Quindi è importante una programmazione, bisogna migliorare le conoscenze della gestione di tutte le varietà. Quindi se quella determinata varietà ha una necessità di uno stress idrico diversa da un'altra, è importante che chi gestisce lo sappia. Ma è importante soprattutto una programmazione sia a livello irriguo ma anche di gestione dell'azienda. Grazie. È arrivata nel frattempo una domanda per Giovanni. In che modo For Grapes riesce a supportare la gestione razionale dell'irrigazione? Ti chiedo, Giovanni, di essere molto conciso nella risposta. Brevissimo. For Grapes è uno strumento di come se fosse il tuo taccuino, dove ci metti le tue informazioni. Puoi mettere tutte le informazioni che riguardano il vigneto. Per quanto riguarda lo stato idrico, ci sono due rilievi. Quello, diciamo così, più veloce, basato sulla Apex Index, un metodo messo a punto da dei francesi che io ho mutuato ed è all'interno di For Grapes, e l'altro è inserisco i dati del potenziale idrico fogliare che ho trovato. Quindi è come la mia azienda, il mio taccuino. Tutti questi dati però vengono archiviati, ovviamente ti vengono resi disponibili, creano dei trend e poi ovviamente ti danno delle indicazioni nel momento in cui hai capito
cosa vuoi, non ti dà le risposte, ti agevola. Grazie, grazie Giovanni. Io direi a questo punto di chiudere il nostro incontro. Ringrazio ancora PESL Instruments per aver organizzato questo, voluto organizzare questo, questo evento che ha affrontato un tema d'avanguardia e che diventerà in futuro sempre più decisivo, almeno per la viticoltura italiana, ma credo anche per le viticolture degli altri paesi, anche la Francia, no? La Spagna si trovano ad affrontare i cambiamenti climatici, abbiamo visto la gelata, cosa ha combinato in Francia quest'anno, oltre che in Italia, per cui ecco, grazie a PESL, il futuro ci costringerà sempre di più ad affrontare una complessità crescente proprio a causa dei cambiamenti climatici, ma anche a causa del cambiamento delle esigenze dei consumatori, dei gusti, eccetera. E il successo sarà di chi riuscirà a gestire questa complessità anche e sempre di più attraverso strumenti altamente tecnologici, attraverso la sensoristica, la conoscenza di quello che sta accadendo in campo. Grazie quindi a PESL per averci introdotti, avviati su questa strada del futuro. Grazie a tutti, saluto tutti quelli che sono intervenuti e ringrazio ancora una volta i nostri bravissimi relatori. Buona serata a tutti.